Alberto Russo, consulente RS, vorrei parlare con lei delle ispezioni che attualmente Banca d'Italia sta facendo sui confidi. Qual è diciamo, la lista delle cose da sapere, i warning per i, per i confidi? Eh, nel momento in cui hanno un'ispezione oppure per pre prevenire magari eh, certe criticità che Banca d'Italia sta comunque rilevando in questo momento, di debolezza ovviamente nella struttura e dei confidi. Prego. L'ispezione della Banca d'Italia è un'ispezione di natura veramente tecnica, quindi l'accesso è effettuato per verificare la consistenza della struttura organizzativa, e quindi tanto patrimoniale quanto strutturale in senso stretto. Cosa sono le fattispecie a maggior rilevanza nell'ambito degli accessi ispettivi della Banca d'Italia? La gestione del rischio. Sostanzialmente la gestione del rischio e quindi la mitigazione del rischio che il conflitto pone in essere è l'argomento principe che viene portato avanti, analizzato e molto approfondito da parte dei team ispettivi. Quindi sostanzialmente verificare quanto è stato previsto dall'organizzazione interna del consorzio in termini di analisi, gestione e prevenzione nel decadimento del rischio. Sostanzialmente quindi si andrà a parlare di numeri ma anche di metodologie. Un consiglio operativo che mi sento di dare è quello di prevedere un metodo. Io dico sempre, durante la mia attività mi è capitato molte volte di supportare Consorzi che hanno avuto ispezioni e quindi hanno anche dovuto in fase cosiddetta post-ispettiva rispondere alle richieste dell'autorità di vigilanza. Io dico che l'importante è avere un metodo, non è tanto che il metodo sia corretto o meno, bisogna averlo e quindi averlo predisposto, perché questo dà alla Banca d'Italia l'idea che quantomeno ci si è posto il problema. Quindi la metodologia di gestione del rischio è la prima, il primo passo da compiere. Nei confronti di quella che poi potrà essere la richiesta del team, salvo poi andarla a discutere in contraddittorio con gli ispettori stessi. Se io il metodo me lo sono posto come problema e l'ho elaborato, potrò sempre andare in contraddittorio e verificare perché, in una certa maniera, mi sono attrezzato o perché non ho fatto altrimenti.